Alessandra, Cenacolo San Giuseppe di Castelluccio di Genova. Un germoglio che mi ha particolarmente colpito degli ultimi rilevati nel nostro cenacolo è stato questo. Ce l'ha comunicato un membro, un'apostola del nostro cenacolo. È di una ragazza, giovane peraltro, una ragazza giovane sposata da un paio d'anni, che non riusciva a rimanere incinta. E questo, diciamo, anche una situazione abbastanza comune, purtroppo, in questi tempi. Ma la cosa che mi ha colpito è che i medici le avevano detto proprio che non c'era nessuna possibilità e non l'avevano neanche indirizzata verso la fecondazione assistita, cosa che di questi tempi fanno molto spesso e anche con ragazze molto giovani. Quindi non le avevano dato proprio nessunissima possibilità. A maggio di quest'anno questa ragazza rimane incinta. Un membro di questo cenacolo è rimasta colpita perché si ricordava che noi avevamo pregato proprio per le donne che avevano difficoltà ad avere figli, partendo anche dai bisogni di alcune nostre conoscenti, nostre amiche, che da tanti anni sono sposate, giovani ragazze, tra l'altro, non anche ragazze in età avanzata, che hanno questa difficoltà. E quindi lei stessa l'ha proprio subito percepito come un germoglio di grazia legato al nostro cenacolo. Allora ho detto: ragazzi, andiamo a vedere quando le avevamo pregate questa Ave Maria, perché noi cambiamo quasi ogni mese categoria e le avevamo pregate a febbraio. Questa ragazza è rimasta di fatto incinta dopo che il nostro cenacolo aveva fatto questa Ave Maria.